Ho deciso di farvi un video a parte per il kit mensile, quello dei My 12 Days, giusto per riuscire a spezzare un po' perché sennò è un casino. E vi ricordo che il kit è sempre prenotabile, si può aderire in qualsiasi momento, poi scade a fine anno. E nel kit voi andate a trovare i timbri, delle carte e degli abbellimenti che tecnicamente sono quelli che vengono creati per riuscire a fare comunque un layout. Dopo nessuno vi vieta, come faccio io, di usare delle cose extra, perché preferisco delle volte appunto usare altri materiali anche. Allora, questo mese ancora non abbiamo i ritagli, che credo tu li ho avuti solo forse con il kit di gennaio, perché dopo c'è stato un problema col negozio che li faceva, aveva la macchina rotta. E quindi dopo è successo quello che è successo e non li abbiamo più avuti. Allora, all'interno trovate sempre una plancetta di timbri con i timbri sia in inglese che in italiano con le stesse tipologie. E qui è il dono più prezioso, è il timbro principale. Poi ci sono gli altri che non mi fermo a leggere, se non mi faccio durare i video un'eternità. Dato che appunto non ci sono i ritagli, ci mette dentro delle carte base che solitamente non sempre ci sono, e queste si possono utilizzare ad esempio per fare le mattature, e di solito riprendono i colori che noi troviamo nel kit. In questo caso abbiamo questo verde oliva, questo vinaccia, questo ritaglio di un verde un attimino diverso, non saprei definirlo, e dopo abbiamo questa bianca che fa sempre parte delle carte della Klee, che potete trovare nelle sue carte base. Poi abbiamo questi che tecnicamente erano nati come ritagli, e quindi noi andremo poi a ritagliare e li utilizziamo per decorare. Allora, abbiamo questa carta che ve la mostro dopo, molto carina. E all'interno dopo c'era anche, era nel lato giusto, questo vellum che è sempre con i toni del craft. E ha sempre gli stessi fiori che si trovano nel kit. Allora, io avendo scelto di fare quella forma di layout in scatola, il vellum non ne ho ne ancora utilizzati, ne ho già trovati dentro e li sto tenendo da parte perché mi dispiace sprecarli, e quindi devo vedere come riuscire a utilizzarli, però tutto quello che mi avanza rimane lì in parte in una confezione apposta. E sono cose che magari utilizzo per altri progetti dove riesco a non rovinare la carta, perché nel mio progetto di solito io uso una carta per creare la scatola. Delle volte vado a decorare l'interno, altre volte scelgo di no, magari faccio o la mattatura oppure faccio le nuvolette. Delle volte lo lascio bianco perché magari, ad esempio, nelle parti da ritagliare ci sono molte cose lavorate, quindi va bene la base bianca. In questo caso no, la base bianca non andrebbe bene, e quindi valuto. Un'idea potrebbe essere di usare appunto per fare la mattatura anche qua, anche il vellum potrei usare lasciandolo sul bianco. Adesso vedremo questo mese, solo che mi dispiace che una parte viene sprecata, ecco, è giusto quello lì. Però insomma, vedremo quando inizierò a fare il progetto cosa più o meno andare a ricreare. Quindi questo è quello che era contenuto nel kit del mese di maggio, che di solito arriva sempre prima, cioè il kit del mese arriva sempre un attimino prima, però tra spedizioni, casini vari, è arrivato a giugno. Però non mi cambia molto, anche perché attualmente non ho foto particolari da mettere, quindi adesso vediamo insomma cosa mi verrà in mente da me di mettere all'interno e come utilizzarlo. Quindi questo è tutto per quanto riguarda il kit mensile. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti e al prossimo video.